E ieri è successo un episodio spiacevole. Che... Così inizia il racconto di Francesca, l'educatrice di Treviso, toccata e palpeggiata nelle parti intime dal profugo a cui, insieme ad altri 16 migranti, stava tenendo una lezione di orticoltura, attività prevista dal progetto di integrazione per i richiedenti asilo ospiti nella Marca. Ha avuto un momento di forte disagio psicologico e ha alzato le mani. Francesca non era sola, con lei anche gli altri profughi studenti che hanno cercato, ma inutilmente, di calmare i bollenti spiriti del 27enne, ossessionato dall'educatrice al punto da inseguirla dappertutto, incurante della presenza pure dei volontari delle altre cooperative, che assistevano al fatto senza però riuscire a gestirlo. Loro in particolare sono riusciti a separare, insomma, lui da me. E poi sono intervenuti i responsabili della cooperativa dove è ospite e di conseguenza le forze dell'ordine. Un soggetto particolare che prima di ieri non aveva mai dato segnali di aggressività, racconta Francesca, ora in ansia non per sé ma per le sorti del migrante. Alla fine a me non ha fatto nulla di che, ripeto, nel senso non mi sono fatta male e niente. E mi dispiaceva più che altro per tutta la confusione che si era creata e per lui, perché appunto si vedeva chiaramente che era in uno stato sì, confusionale. Ecco, tu non hai voluto sporgere denuncia nei suoi confronti, perché? Perché comunque non mi sembrava il caso, è stato appunto l'episodio. Il richiedente asilo in assenza di denuncia non è stato arrestato ma ricoverato al reparto di psichiatria a Treviso e ora Francesca, che lo ha perdonato, teme possa essere scartato dal programma di protezione umanitaria. Chiedo che comunque si trovi il modo adeguato per continuare a seguirlo e per far sì che non venga lasciato a se stesso.